Siamo con Daniello, il dirigente del Futsal Marian. Una partita facile quella di oggi, una vittoria agevole, questa squadra sempre più verso il vertice della classifica. Sì, partita facile, comunque abbiamo approfittato, diciamo, della caratura leggermente più meno forte dell'avversario per provare schemi e magari testare anche la condizione della squadra, che mi è sembrata ottima secondo me. Poi anche la possibilità di far giocare qualcuno che magari non gioca spesso, quindi va bene così. Da qui a qualche partita la classifica potrebbe cominciare a parlare chiaro. Speriamo già da questo turno, diciamo così. Indubbiamente la condizione fisica c'è. Speriamo che sia la parte di, diciamo, la partenza, diciamo, la parte iniziale di una buona condizione fisica, così la parte finale del campionato sarà sicuramente tutta involata tra le più accreditate squadre del girone, diciamo. Siamo con Alfano, oggi vittoria effettivamente molto semplice. Sì, è stato importante vincere, c'era il rischio di prenderla sotto gamba dato la loro condizione in classifica, e niente, abbiamo vinto, andiamo avanti partita per partita sperando di arrivare il più in alto possibile. Una panchina molto abbondante, non è un problema a volte avere così tante rotazioni? No, questo è uno sport dove c'è bisogno di tutti, il campionato è lungo, poi oggi mancavano anche Gravina e Palumbo, quindi comunque c'è bisogno di tutti quanti per affrontare un campionato così impegnativo e così lungo. Niente, andiamo avanti, poi il problema è sempre del mister, insomma, dai, però siamo lì e ce la giochiamo fino alla fine. E la classifica sorride sempre di più? Sì, ma noi la classifica, diciamo, guardiamo partita per partita, la classifica poi la guardiamo un po' più avanti, insomma. Tutto facile, per modo di dire, perché comunque ogni partita che facciamo la facciamo sempre a mille, mai calare la concentrazione, anche quasi con l'ultimo della classe, così per dire, ma comunque noi affrontiamo tutte le partite sempre nei migliori dei modi, concentrati e per i tre punti. Noi guardiamo sempre avanti, mai indietro, quindi mi fa piacere gli ultimi acquisti che si sono sbloccati sia in casa che fuori casa. Oggi ha segnato anche Alfano, uno degli acquisti che abbiamo fatto nel mercato, e quindi proseguiamo il nostro cammino senza vedere gli altri che fanno, perché noi degli altri interessa noi stessi, quindi degli altri ben poca cosa. Il mercato si conclude qui o c'è ancora qualcosa? Il mercato penso che con l'acquisto anche del portiere Rendina si è concluso, rimandiamo il tutto alla prossima stagione e vediamo che cosa possiamo fare nel prosieguo. Pensavamo di fare una partita diversa oggi, è andata male, la squadra avversaria ha meritato, ci dobbiamo rimboccare le maniche e andare avanti. Purtroppo siamo rimaneggiati, cioè abbiamo diversi compagni infortunati, qualcuno con l'influenza. Cerchiamo di portare qualche punto in più a casa nelle mura amiche a Cusano Mutri. Come si guarda la classifica, con un po' di ottimismo? Oggi dopo questa sonora sconfitta di meno, però noi non demordiamo, andiamo avanti e ci proviamo fino alla fine. Parola del capitano. Per parlare però di qualcosa di bello, bisogna dire che questa squadra con i giovanotti, insomma, ci sa fare, ci sono dei prospetti molto interessanti. Forse è l'unico aspetto positivo, cercare di mandare avanti questi ragazzi. Speriamo di salvare la categoria, la C2, e di farli fare anche l'anno prossimo la C2 con lo stesso spirito e con la stessa tenacia che abbiamo mostrato oggi, seppur non avendo avuto il risultato giusto.